L'assassino della faccia sorridente. Le vittime sono state sventate. Ce ne sono otto. Il cosiddetto assassino della faccia sorridente. Nello stato della California. Per lui era un gioco. Ci sfidava in continuazione. Non ho niente da guadagnare da questa situazione, davvero. Se volete credermi, bene, altrimenti va bene lo stesso. Sono l'assassino della faccia sorridente. Non ho alcun dubbio. Sono stati fatti tanti documentari su di me, ma non credo che quello giusto sia stato realizzato. Vi racconto io com'è andata. Dell'omicidio avvenuto nella contea di Multnomah nel 1990. Sì, giusto, 1990. Bene. Sono uscito a fare due passi e poi ho deciso di giocare a biliardo anche se non avevo molti soldi. Così ho camminato per un po' e sono entrato in un bar. Una ragazza mi è venuta incontro e mi ha abbracciato come se mi conoscesse. Credo fosse alta circa 1,70 m. Era più bassa, molto più bassa di me. All'inizio non le ho prestato molta attenzione. È il mese di gennaio 1990 quando a Portland, a circa 2,5 km a est di un monumento chiamato Crown Point o Vista House, viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna. Agli agenti accorsi sul posto appare subito ovvio si tratti di omicidio. La vittima è priva di documenti, ha una corda attorno al collo. Una sezione dei suoi jeans, il pezzo della cerniera, è stata tagliata via e il suo volto, gravemente tumefatto, ne rende impossibile l'identificazione. Solo diversi giorni dopo, le autorità scoprono che si tratta della 23enne Tonya Bennett. Sono Michelle White, sono la sorella di Tonya Bennett. Questa foto è davvero importante per me, perché è l'ultima che ho scattato a mia sorella. Me lo ricordo perché si stava aggiustando i capelli e si è arrabbiata quando l'ho fatta. Questa è di quando ci siamo trasferiti in quella casa. Lei aveva solo 2 anni all'epoca. Io invece 4. È una foto del 1968. Sì, ecco, ero la sorella maggiore. Non sempre avevamo da mangiare. Siamo cresciute povere, quindi mi sono sempre presa cura di lei. Ricordo perfettamente che era una domenica. E lei ha detto che doveva andare da qualche parte a fare qualcosa e io le ho chiesto: è domenica, dove vuoi andare? E lei: oh, vado a casa di un amico. Non so perché, ma avevo una strana sensazione. Ho guardato il notiziario. Mentre la sua identità è ancora sconosciuta, mostravano le foto dei suoi pantaloni e della sua maglietta. Mi sono detta: oh mio Dio, così sono andata nella sua stanza per vedere se i suoi vestiti fossero lì, ma ovviamente non c'erano. Ho chiamato la polizia. Mi hanno chiesto se avesse qualche segno particolare e tutto quello che mi è venuto in mente era un piccolo neo sulla mano. Un neo minuscolo. E anche di che colore erano i suoi occhi, perché il suo viso, lui...
Il suo viso era così malconcio che non riuscivano proprio a capire come identificarlo. Ah. Sono ritornato al camion. Quando stavo per entrarci, ho visto che la ragazza si stava allontanando dal ristorante e si lamentava che fosse chiuso. Voleva andare a mangiare qualcosa. Così le ho chiesto di cenare con me. E lei ha accettato. Mi sono fatto prendere dal panico. Mi sono reso conto di quello che avevo fatto e non potevo credere ai miei occhi. Ho pensato, e ora cosa faccio? Così sono andato a cercare un posto dove nascondere il cadavere. Qualche giorno più tardi, all'ufficio dello sceriffo a Portland arriva una chiamata anonima. Un uomo di nome John Sosnowski, a quanto pare, è coinvolto nell'omicidio della donna trovata nella gola del Columbia. La soffiata arriva da Laverne Pavlinac, compagna e coinquilina del sospettato. Lo sa che questo incontro verrà registrato? Sì. Bene. Laverne sostiene che una domenica sera John le aveva chiesto di andare a prenderlo in un locale notturno, il JB's Lounge. È arrivata al parcheggio e cosa ha visto? Ho visto John insieme a una giovane donna. Tonya era distesa per terra e quando la donna, abbassando il finestrino, aveva chiesto al compagno se la ragazza stesse male, lui le aveva risposto: «No, peggio, è morta». Interrogato dalle autorità, John respinge ogni accusa, sostenendo di non conoscere affatto Tonya Bennett. Giorno dopo giorno, Laverne continua a cambiare la sua versione, finché nell'ultima confessa che Tonya fosse ancora viva al suo arrivo. Dove siete andati? A Crown Point. Nella contea di Multnomah? Sì. Dice che John era uscito dall'auto seguito da Tonya e che poco dopo, mentre aspettava in macchina, l'uomo l'aveva costretta a seguirlo dove era distesa la ragazza. Dopo aver consumato un rapporto intimo con Tonya, John le aveva ordinato di stringerle una corda intorno al collo. È dopo la fine dell'atto sessuale che si è accorta che Tonya Bennett era morta? Sì. Sento che è colpa mia. Crede che sia colpa sua? John Sosnowski e Laverne Pavlinac vengono processati e condannati all'ergastolo per l'omicidio di Tonya Bennett. Avevo letto su alcuni giornali che due persone erano state indagate e poi condannate per l'omicidio di Tonya Bennett. Ho cominciato a lasciare messaggi nei bagni pubblici. In uno di questi ho scritto che avevo ucciso Tonya Bennett nel gennaio 1990. Gli agenti impegnati nel caso dell'omicidio di Tonya Bennett ricevono una segnalazione. In un'area di sosta per camion a Livingston, nel Montana, qualcuno ha lasciato un chiaro messaggio scritto a penna sulla porta di uno dei bagni. 21 gennaio 1990. Ho ucciso Tonya Bennett a Portland. Due persone sono state condannate, quindi posso uccidere ancora. Ho i bottoni dei jeans che lo provano. La scritta, rinvenuta a processo in corso, però, non può essere considerata una prova, perché è impossibile risalire all'autore. Le autorità non hanno considerato il mio messaggio. Così mi sono fatto venire un'altra idea. Per questo ho iniziato a scrivere le lettere con la faccia sorridente. Quello che ho fatto è stato firmarle con un cerchio, con due piccoli occhi e un sorriso. E di copie ne spedisce così tante che finalmente qualcuno decide di prenderle in considerazione.
Vorrei raccontare la mia storia, punto esclamativo. A volte sono una brava persona. Ho sempre desiderato essere apprezzato. Sono stato sposato, poi ho divorziato e ho dei figli. L'uomo dichiara di aver e ucciso Tonya Bennett. Quando la lettera finisce sulla scrivania di Doug Bates, nel 94 corresponsabile del team di giornalisti d'inchiesta al giornale The Oregonian, il reporter decide di pubblicare un articolo. Ero convinto che si trattasse di un esaltato. Questo tipo stava confessando di aver commesso un omicidio per il quale due persone erano già state condannate ed erano state incarcerate. Ho disegnato questa faccina all'inizio della lettera ed è così inquietante che ha catturato la mia attenzione. Nonostante tutto, abbiamo deciso di scrivere un articolo. E l'abbiamo intitolato L'assassino della faccia sorridente. Ma Tonya Bennett sembrerebbe non essere l'unica vittima. Nella lettera, il killer della faccia sorridente sostiene di aver ucciso altre 4 donne. Volevo dire la verità da tanto tempo. Ed essere sincero. Ecco, io volevo prima verificare che fossi davvero responsabile di quello che era successo. Così ho deciso di agire di conseguenza. Nel momento in cui l'abbiamo pubblicato, si è scatenato un putiferio. Due detective della polizia sono venuti al giornale. Dicevano che eravamo vittime di uno scherzo. La loro teoria era che uno dei due condannati in prigione a scontare la pena per l'omicidio di Tonya Bennett avesse detto a qualcuno di scrivere le lettere con la faccia sorridente per scagionarsi e che l'articolo diceva il falso. Come posso aiutarla? Per favore, potrebbe mettermi in contatto con il dipartimento di polizia di Washougal? Credo di aver trovato un cadavere lungo la strada. Perché pensa che sia un cadavere? Ero sul lato della strada e stavo urinando e l'ho visto disteso, sembrava una donna. All'inizio pensavo fosse un manichino, ma poi ho visto lo smalto alle unghie e così sono sceso a vedere, ma mi sono sentito male. Il corpo della donna viene rinvenuto nella contea di Skamania, un'area rurale densamente popolata appena fuori Portland. È una zona ricoperta al 90% dalla foresta, in cui molto spesso vengono abbandonati i corpi di persone morte per overdose. Siamo sulla statale 14, il terreno è impervio e il problema delle scene del crimine situate sulla strada è che risulta molto difficile distinguere la spazzatura abbandonata da eventuali prove e indizi. La donna non ha vestiti né documenti. Sulle guance presenta segni molto marcati dovuti al nastro adesivo e il suo corpo non ha subito alterazioni dovute alla decomposizione o ad altri fattori, il che lascia pensare che non sia stato lasciato lì da molto tempo. Il mio nome è Jane Scott e nel 1995 ero detective nell'ufficio dello sceriffo della contea di Clark, a Vancouver, nello stato di Washington. All'epoca il mio compito era analizzare la scena del crimine. Era la mia specialità. Quella è stata una delle prime volte in cui mi sono imbattuta in un cadavere che aveva la pelle d'oca. Per me è stato un po' sconcertante all'inizio perché non sapevo che si potesse avere la pelle d'oca anche da morti. Gli agenti devono affrettarsi a portare la vittima all'obitorio per poterla esaminare, sperando di identificarla. Mi chiamo Donald Finlay.
e sono il figlio di Julie Winningham. Mi hanno detto che avevano trovato mia madre morta lungo la statale 14 nella gola del fiume Columbia. Sono andato nell'ufficio del coroner. E mia madre era distesa su un tavolo di metallo con un lenzuolo bianco fino al petto e un grosso livido da una guancia all'altra, scuro come questo tavolo. Aveva anche dei segni sul lato del viso. Vederla morta su quel tavolo, ridotta in quel modo, è stato orribile. È l'ultimo ricordo che ho di mia madre. I detective sono certi che il luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di Julie non sia il luogo del delitto. Pertanto il caso diventa un'indagine congiunta tra la contea di Multnomah e quella di Skamania. L'esame autoptico rivela che la vittima abbia avuto un rapporto sessuale prima di essere strangolata. Julie Winningham, madre single, sempre allegra e gioiosa dalla vita piuttosto sregolata, è già nota alle forze dell'ordine. Due settimane prima era stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. Di recente Julie si accompagnava con un uomo con cui, a detta sua, sarebbe convolata presto a nozze. Come di solito accade nei casi di omicidio, le prime persone ad essere interrogate sono i parenti e gli amici della vittima. Sono qui con Connie Wasserman. Buongiorno, Connie. Buongiorno. Mio marito e io stavamo attraversando il complesso di Street e abbiamo visto passare un camion. Ho pensato che fosse una cosa strana perché i camion di solito non passano per District. Bene. Ho notato che era blu scuro. Al nostro arrivo il camion era già parcheggiato e siamo scesi dalla macchina. Julie ci ha presentato quell'uomo. Ricordo di aver pensato a quanto fosse alto. Di sicuro doveva essere almeno 2 metri. 2 metri e 10. Ho anche pensato che sembrava il tipico camionista. Indossava dei jeans, stivali da cowboy e una maglietta. Capisco. Dalle indagini svolte dagli inquirenti emerge che poco prima di morire Julie avesse messo in vendita la sua auto e che il giorno dell'incontro con l'acquirente non era sola. Sull'atto di vendita della macchina compare un nome, la firma nitida di un uomo, Keith Hunter Jesperson.